Allora, un attimo che ci sono le parole di Pioli e ve le leggo. Abbiamo giocato bene i primi 10 minuti, che dice? Champions ed Europa League sono i nostri rimpianti, quello è sicuro. È stato un buon campionato. I nostri rimpianti devono essere rivolti all'Europa perché, malgrado un girone difficile, ci è mancato davvero poco per superarlo. Guarda un po', chi è che lo diceva? Ma guarda un No, però po'. questo ha ragione, eh. Questo è vero, quello che dice qua secondo me è vero, non si può Però dire i piolisti lo continuamente. negavano questa cosa, eh? No, ma mica potevi passare. Però. Io non l'ho mai negato questo. Ma mica potevi passare il Dortmund in finale, mica potevi passare. No, ma Ma certo no, che devi nessuno mi ha detto che passarlo. potevi passare, ma Tu eri uno di semplicemente quelli, eri uno di quelli che nel accusava questa cosa. passarlo è tranquilla, Quando cioè è una parlate cosa dell'Inter tranquilla. fallita. Infatti, a me l'unica cosa che mi piace di Pioli è che riconosce cose che i suoi fan negano. Lui almeno riesce ad arrivarci su questa cosa. E che adesso? Ci è Scusa, mancato cioè, poco per sempre qui ci superarlo. sono le parole di Pioli riguardo io lascio, vedi un po' se sei un altro posto. Poi basta vedere cosa è riuscito a fare il Borussia Dortmund in tutta la Champions, ma le stagioni sono così. Il Borussia è arrivato quinto in Bundes a 25 punti dal Bayern e Per il poi in sindaco. finale. L'Europa è questione di un attimo. Se non lo cogli, puoi uscire presto. No, Ma cosa si pensi aspettava di no, fare il c'è campionato però al un posto. Borussia? Questo qua, Aspetta un vai. attimo, perché io lascio. Se lascerò il Milan in un'altra situazione rispetto a quando sono arrivato. Aspetta, aspetta. Io lascio, se lascerò il Cioè, vuole Milan in dire un'altra situazione cioè, rispetto a quando che sono arrivato. comunque lui ha dato tanto al Milan. Ma questo comunque è Ah, ok. vero, Il resto sono chiacchiere e pochi contenuti. Bravissimo, applauso. Oh. Questo è vero. Siamo Penso stati. la miglior dichiarazione di tutto l'anno fatto. Adesso faccio lo screenshot e me lo metto come immagine del profilo. Siamo stati i migliori dei normali perché l'Inter ha fatto qualcosa di non normale, ma il secondo posto non è mai un risultato così scontato. In questi anni abbiamo fatto alzare le aspettative di tutti, ma ora sembra che un secondo posto sia un risultato scadente. Verissimo. Ma non è il secondo posto, verissimo cosa, è il È il modo di gioco. giocare. Questi Ma sono non cazzati, diciamo questi così. sono cazzati. Il secondo posto a meno 20 non vale Allora, nulla, non vale nulla. cioè, perché dice Prego, alzate le Alex, prego, fatemi aspettative? sentire Alex, fatemi, io intanto cambio l'immagine, prego, No, giochiamo con una squadra, giochiamo una squadra in 60 metri, come non abbiamo contenuti? Cosa sta dicendo Pioli? Una squadra che contro il Lecce, dopo il Lecce, contro la Roma, non è scesa in campo, non so se ha litigato che cosa, comunque l'ha completamente, i big soprattutto l'hanno completamente abbandonato. Ci lascia una squadra che adesso Pioli non ha tutte le colpe. Calma, Pioli non ha tutte le colpe perché comunque sono giocatori che scendono in campo e la voglia ce la mettono loro. Lui non è stato in grado di trasmetterla negli ultimi 2 mesi. Oppure si è rotto qualcosa. Sicuramente ha ragione su una cosa. Attenzione, ha detto, non tutti sono stati milanisti. E su questo c'ha pienamente ragione. Perché le vittorie le vinci nei rimpalli, nei contrasti con la cattiveria giusta. Chi è che entra più cattivo, chi è che entra più duro, a parte poi le doti tecniche e tutto. Ma si decidono le partite, basta guardare l'Inter quando è uscito con l'Atletico Madrid, non è entrato in campo con le palle che ci mette di solito, è andato a casa contro una squadra completamente mediocre in confronto all'Inter. Ci lascia come in una situazione che comunque sia, a noi abbiamo un grosso punto di domanda, non Comunque sappiamo. sia mancava, eh. No, scusa, Come? scusami. No, ci Non ho capito mancava niente. comunque sia, ci mancava. No, io mi Cosa soffermerei ci però su mancava? alcune parole, no? A No, chiedere ai niente. milanisti, apro un tema. Cioè, lui dice: ho alzato troppo le aspettative. Significa che il Milan, secondo lui, non è una squadra che deve lottare per lo scudetto e arrivare in fondo in Champions. Come l'ha Secondo alzato col lui, quinto posto dell'anno scorso? No, no, Col quinto dico. posto dell'anno scorso è stata Non l'aspettativa. intende che No. ha alzato le aspettative su se su Vabbè. di lui. Calma, calma. Allora, mi ascolti. Mi dica. Vuole continuare questa diretta in maniera perfetta? No, no, Allora. non ho bisogno di placebi, cose Ma dei che maghi. placebo? Ma vaffanculo. Sì, acqua bollente. Ok? Una tazza. Allora, non lo faccio adesso, lo faccio a fine diretta e poi mi scrivo e sto Intende da benissimo. quando Ma è quello non era il arrivato? metodo per andare a fare la cacca. No! Vergogna, vergogna. Ma io penso che qualsiasi cosa Non ho letto calda ti fa Bergomi. cagare, quindi. Meno 42, signore, al gol. Allora, no, il discorso era su Pioli, quindi secondo voi il Milan, cioè secondo lui appunto le aspettative sono troppo alte rispetto al Milan, che questo Milan non Ma riuscirebbe. ragazzi, il Milan del Pre-Pioli era uno schifo totale, cioè era una squadra Però imparabilata. Pioli, Ma
però Pioli non può parlare sempre a suo vantaggio, perché Pioli fino a 2 mesi fa, fino a 3 mesi fa parlava di obiettivo scudetto, poi non è che fallisce l'obiettivo e dice no, però il secondo posto non è da buttare, no, perché se tu parli di obiettivo scudetto arrivi secondo, hai fallito l'obiettivo e lo devi dire. Scusa, con grande Luca, Luca, scusami, perdonami Luca, tu c'hai perfettamente ragione, addirittura ha anche detto che eravamo a livello dei City del Real Madrid, addirittura, cioè ha detto sta cagata qua, ha detto un mese fa, conto... sì, 2 mesi fa, dopo la partita contro il Lecce, Luca, dopo la partita con Lecce aveva detto queste testuali parole, cioè rendiamoci conto, cioè, se questa... cioè, ma Luca, ma l'hai visto il secondo gol che abbiamo preso stasera, ragazzi? Ma io neanche era uguale al primo peraltro, cioè nel senso, sì, esattamente, sì, ma il secondo è ancora più clamoroso del primo. Cioè io su queste cose qua che mi incazzo, perché lì vuol dire che non c'è la voglia di concentrazione di marcare una persona, di fare quei 2 metri in più che devi fare, lì proprio non c'è voglia. Sta facendo bordello? Ah, il solito. Oggi il Togo questa, cioè sì, stasera sì. Il Togo ha vinto contrasti che minchia sta facendo? Ma fanculo. No, è uscito, prego, scusi Matteo, prego. No, il Togo a centrocampo ha vinto dei contrasti che di solito non vince, Riccini, cioè non sono due grandi lottatori a centrocampo, sono due che fanno girare la palla. Per oggi ha vinto più contrasti, niente. Comunque ha fatto la sua partita e non me l'aspettavo. A me Reinders, per esempio, è un giocatore che fa impazzire. Quest'anno, peraltro, collezionando maglie, ho anche preso la sua. Però non lo vedo girare in un Milan che gira come dovrebbe, ecco. Poi stasera parte. Il Toro ha già fatto una cosa che non ha fatto. Scusi, ci elenca la sua seconda collezione di maglie, Matteo, le ultime di questa stagione? Quest'anno che ho preso? Sì. Ho preso Gyökeres perché l'avevo già detto ad agosto, quindi quello sono contento. Benissimo. E poi ne ho prese varie, ho preso Zirkzee così a caso. E Reinders. Mi sono un po' piaciuto. Reinders l'ho preso, ho preso Son, un po' così. Odegaard. Ragazzi, mi dispiace. Se vuoi donare c'è quella di Scamacca adesso. Comunque a proposito di Reinders mi viene da fare là una cosa che so, nessuno sarà d'accordo con me. Sapete? Stasera. A breve. I primi 10. Forza. Scamacca non male. Chi la vince la regala le Imbro, forza. Sapete, io fossi il Milan chi mi riprenderei? Che sì. Brava. Lui è proprio bravissimo. Perché secondo me te lo prendi con poco e serve, secondo me il Milan deve impostare un centrocampo che copra un po' di più. Perché o ti prendi dei difensori, Madonna, devi, cioè, che confusione, ragazzi. Ma cos'è sto schifo? Centrali di livello, eh. Come sono messi in campo? Capito. Manfred, dai, ora senza scherzare, mi dici se è normale sta roba qua. Ma cos'è sta merda? Ma Cristo, ma tu pensi che veramente allora, cioè, guardate l'attaccante dov'è? Guardate l'attaccante che è in mezzo fra il nostro terzino e il nostro centro. Io ho guardato la partita, Terracciano ha coperto quella posizione per gran parte del tempo. Ma non ragazzi, è che infatti stanno giocando in vacanza, dai. Ma voi avete Manfred, però che vuol dire sono in vacanza? A me dà fastidio questo concetto, mi dà proprio fastidio. Ma che vuol dire? Hanno giocato sempre così, Manfredi lo sa benissimo. Ma poi che vuol dire che sono i giocatori che sono dei figli di puttana, quando capiscono che l'allenatore lo mandano, non lo ascoltano più. Stop. Ma scusa, ma con la Roma non hai giocato con Calabria Mediano? No, ma non sono d'accordo, perché tu giocatore professionista lo devi fare pure per te stesso, perché oggi questi giocatori sono svalutati. Capito, sono svalutati, e non è su questo Pioli, ma non è solo Pioli, perché comunque che vuol dire sono in vacanza? E poi sono in vacanza perché a me, allora sapete cosa dà fastidio? Che adesso si faccia passare la narrativa che tutto sommato il Milan è arrivato secondo. No, non è che sei arrivato secondo, perché arrivare secondo vuol dire che tu ti sei giocato il campionato. Il Milan non l'ha giocato mai il campionato quest'anno, mai, non c'è stato. La Juve l'ha giocato, noi no. La Juve un periodo almeno sì, quindi sì. Voglio dire, in vacanza da che cosa? 1-2 partite importanti avevi con la Roma, hai fatto schifo. Cioè quest'anno non mi venite a dire che è stata una buona stagione, perché io davvero mi innervosisco. Siamo secondi, siamo a 20 punti, di che stiamo parlando? Sono pure in vacanza, ma tu dovresti avere voglia almeno di riscattarti. E prenditela con loro. Prenditela Manfred, con loro. Sai cosa mi dispiace? Che io qualche live fa dissi, vabbè, però rispetto all'anno scorso quantomeno chiuderemo con molti più punti, perché non so che calcoli avevo fatto, ho pensato di vincere queste partite. Cioè noi siamo a 74, l'anno scorso abbiamo chiuso a 70. Ricordi quando si diceva no, ma il Milan ha i punti dello scudetto? Ovviamente era 12 in meno, ma era ovvio, era scontato che finiva. Ma c'hai ragione, vi giuro, io ero convinta, perché avevo fatto un conteggio dove vi giuro avevo considerato come vittorie delle partite da vincere, e tipo stavamo a 80-83.
Cioè, ma neanche lo neanche la cosa però, di dire un po' non si può giustificare, Giulia, non si può giustificare quella foto dicendo sono in vacanza, perché con la Roma Calabria in entrambe le partite ha coperto la posizione che è stata coperta da Tebas. Ma era che era posso chiedere una cosa, un parere di tutti quanti gli amici che abbiamo qua in studio, ma scusate la cosa, ma i nostri centrocampisti tipo Riders, Musa, così, ma da grandi che ruolo vogliono fare? Cioè sono interditori, sono registi, interni di centrocampo, quello, giocano però, Alex, a 4, ti posso dire, io non ho ancora capito. Però Alex ti posso dire una cosa, per esempio, allora Musa io lo difenderò a vita perché questo poveraccio quest'anno avrà fatto 60 ruoli, cioè secondo me Musa non capisce più niente. Sì, sono d'accordo. Cioè troppo Musa si mette in porta al posto di Sportiello, cioè non è normale che tu un giocatore, questo per me Pioli l'ha proprio sbagliato, cioè i giocatori non giocano mai nei loro ruoli, li reinventa, cioè Musa. E Musa è uno di quelli che ha fatto sempre il massimo, anche le partite con la Roma. Comunque ci ha provato. Sì, sì, no, ma sono d'accordo. Su Musa sono d'accordo. Quindi a parte stasera che è stato una pena umana anche lui, sono d'accordo. Sì, ma la risposta che stasera, mi ha permesso questo sbaglia Pioli. Alex, sai cosa sono Musa e Reinders? Sentiamo, perché non ho ancora capito. I giocatori sono là. Dei mediani. Sono scarsi. Mo dice che sono scarsi. Che è successo? Guarda. Pure il microfono. Guarda, il microfono ti sta aiutando per non dire per il microfono. Un attimo, ce lo dice lui una cosa. Quest'altro qua. Tabella della stagione, visto che gli interisti fanno tanto gli spacconi, vediamo quanti trofei hanno vinto le squadre. Milan, un trofeo, Berlusconi quest'estate contro il Monza. È comunque un trofeo di prestigio verso una persona giocabile. Inter, un trofeo rubato, scudetto. Juve, un trofeo Coppa Italia vinto sul campo, onestamente, a differenza degli interisti. Atalanta potrebbe vincere il trofeo dell'Europa League, lo speriamo. Perché in Europa si tifano le italiane tranne Inter e Napoli. Ah, mi sono dimenticato di mettere il Napoli, 0 trofei. Comunque, fate tanto gli spacconi, avete un trofeo come tutte le altre squadre, cari interisti, quindi tra l'altro rubato, quindi non avete fatto nulla, avete solamente vinto un trofeo come gli altri. Silenzio e a casa. Mamma mia, lo amo. Perfetto, è il mio mood di vita. No, scusate, stavo finendo. Allora, Musa e Reinders sono proprio sul vocabolario, trovi la definizione, sono quello che è la differenza tra un buon giocatore e un giocatore fortissimo. Sono dei buoni giocatori, hanno delle buone qualità, però se devi pensare di vincere una partita importante non hai in campo né uno e né l'altro. Questo no, sono d'accordo. Guarda, bravo Luca. Non sono proprio d'accordo. I giocatori li devi saper sfruttare, li devi mettere in condizioni. A me non piace comunque questo atteggiamento che c'è, uno prende un giocatore. C'è troppa fretta anche nel giudicarli. Render, secondo me, è un ottimo giocatore invece, ha grandi colpi. Quando in una squadra, io questo dico, e questo lo dico per Pioli, lo dico per Allegri alla Juve, quando in una squadra non funziona niente o poco più di niente, non è possibile che i giocatori sono tutti scarsi, la rosa è sopravvalutata. Io non ci credo mai a questa teoria, perché adesso la Juve c'ha una rosa e tutte pippe, il Milan sono tutte pippe. Non è vero, perché secondo me il Milan c'ha dei buoni giocatori. Ha dei problemi in difesa gravi, gravissimi. Cioè, secondo me, scusa, Giulia, tu puoi avere. Perfetto. No. Però mi sento li conti su una mano, però, Giulia. Ma perché li conti su una mano? Ma sai che non sono poi così d'accordo, Ha preso una gommosa? A parte le auto, eccomi. Ha preso una gommosa? Come vada? Pulisic, Loftus Cheek, sono 5 su 1. C'ho pure la copertina, l'ho detto tutto. Gli ho passato gli antistamini. Poi ragazzi, alcuni giocatori io l'avrei proprio voluti vedere di più. Tipo, secondo me, qui lo dico, adesso non mi espongo tanto quanto CDK perché... Però per esempio Chukwueze secondo me è proprio buono. Io sono certa che esploderà perché i colpi ce li ha. Stati anche sfruttati male, secondo me, tanti giocatori. Scrivetevi tutti queste cose, prego. Un attimo, facciamo parlare Nino, un attimo. Stavo ascoltando sulla questione buoni, non buoni, fenomeni. Voi lo sapete come la penso su alcuni. Per me, anche compreso Leao, è un buon giocatore. Non abbiamo questi top fenomeni in squadra. Io sono d'accordo con Manfred su determinate cose. Chukwueze che sia buono non lo so, Musa che sia buono
non l'ha dimostrato. Ho capito, ma non l'ha dimostrato perché, ma tu devi anche essere messo in condizione in base anche a come funziona la squadra. Questo è il punto. Perché, scusate, a me comunque mi dà fastidio questa cosa. Allora, i giocatori no, quando aspetta, funzionano, ti faccio esempio con un Teo Hernandez, che fa il Teo Hernandez anche con la squadra che non funziona. Così allora ma non è vero, no, ma non è vero quello che dice. Non è vero, non l'ha fatto. Perché Teo Hernandez, secondo me Teo Hernandez non ha fatto Teo Hernandez quest'anno come negli anni in cui nell'anno ragazzi, se non c'era Teo Hernandez, Leao neanche esisteva. No, non sono d'accordo. Sapete qual è il problema? No. Che secondo me c'avete dei pupilli, per esempio, a me dà un sacco fastidio che Mignan non si possa nominare. Ma voi vi sembra normale un portiere che sta fuori di media due mesi a stagione? Bisogna cominciare a considerarle queste cose. Quest'anno per me ha fatto una stagione deludente. Non mi dite sì, ma la difesa ha giocato peggio, hai preso più tiri. Ok, ma aspetto comunque che un portiere di quel livello, perché secondo me Mignan è di alto livello, faccia di più. Quindi quando parliamo delle individualità, cioè dei giocatori che deludono perché la squadra non funziona, mettiamoci tutti però, no? Che ci sono alcuni intoccabili, perché a me questa cosa non piace, perché in base alle preferenze di ciascuno, per me non è nessuno è intoccabile. Nessuno è intoccabile. Non è vero, perché secondo me si tende a fare questo discorso in base alle preferenze di ciascuno. Sempre del Milan, per anche il tifoso medio che parlano in chat, è Leao. Leao è intoccabile per il tifoso medio milanista. Ma quando no, io non ti dico che è intoccabile, io ti dico che secondo me Leao è il giocatore di tutta la rosa del Milan, è quello il cui valore assoluto è indiscutibile. Se poi tu mi dici ha reso quest'anno come doveva, no, ma bisogna vedere perché, e questo vale per tutti. A me non piace il fatto che siccome Leao è più forte per lui vale di più, per l'altro vale di meno. No, se una squadra non funziona, non gira, le cose non vanno in generale, cioè il Milan quest'anno non ha fatto, non ha un gioco, non ti fa tre passaggi in croce. Tu questo secondo ragazzi, me lo devi utilizzare come... sugli scudi stasera. No, sugli scudi perché mi dà fastidio che questo va applicato a tutti, a Leao in percentuale al fatto che Leao è fortissimo, a Calabria che è scarso o comunque non è un giocatore da Milan allo stesso modo, cioè per tutti vale, ma non mi venite a dire che il Milan c'ha tutte pippe, perché non è vero, perché Pulisic per me è fortissimo. L'ha dimostrato. Fortissimo, allora, quindi dire non gira, e Pulisic ha fatto il suo, ma non solo lui, ma non ecco la differenza tra un giocatore pippa e uno che comunque le qualità le ha, che anche nella difficoltà te lo fa vedere. Un attimo, però allora dobbiamo fare una distinzione tra partite, perché in alcune partite, come dici tu, quali sono i giocatori al Milan? No, raga, non me lo dico. Io sono tanto contenta se mi dite questa cosa, perché oramai mi dicono che mi si sente solo il romano. Quindi se mi dite che si sente l'accento marchigiano... Viva le Marche! Mi sento felicissima di questa. Grazie, avanti, Giulia! Questo... adesso lo screenshot. No, io non sono marchigiano, però sono per il Centro Italia. Vivo il Centro Italia di... sono felicissima. Perché si vede che mi sono calorata e quindi mi esce il marchigiano, sono felicissimo. Grazie Cesare. Se lei è in calore non ci interessa. Mamma mia Manfredi, ma da te non me le aspetto queste mamma mia Manfredi, che calo, che veramente che stile, guarda, che no, volevo chiedere a Nino, a tutti, io non ho il bottone per far scendere Manfredi, perché è stata veramente brutta questa. Minchia, veramente. Male, vabbè, purtroppo. No, ma poi sai che da Manfredi non te l'aspetti. Sì, no, ma ogni volta che lo caccio da live mi leva 5 euro, quindi non lo posso cacciare, capito? Guarda, te li bonifico io, te lo giuro, faccio un bonifico istantaneo. Doni, ciao Gianmarco, viva le Marche. No, io dono una cippa, raga, la prossima settimana ho finito i massimali, la prossima settimana vincerò l'altra maglietta che ancora non me ne è data una, ne ho vinte tre, non me ne è data una, hai rotto le palle.